Ben ritrovati di nuovo su Review You, oggi vado a mostrarvi questa giacca della Decathlon, vi lascio il link in descrizione, è un video totalmente informativo perché ci tengo anche a mostrarvi un po' quelli che sono i prodotti che magari vedete su internet e volete farmi un'idea più da vicino. Non è una sponsorizzazione, non ci guadagno niente, il prodotto me lo sono pagato di tasca mia. E ci tenevo a mostrarvelo. Se vi piace il video lasciate un like, iscrivetevi al canale per nuove recensioni. Andiamo a vedere la giacca, è il modello 100 Half Tone Solagnac, è una colorazione che, come vedete, sembra dal video, io non so come sia possibile, ma dal video sembra quasi un verde militare marroncino, ma invece una volta che la ricevete a casa è in verità un verde oliva, quindi questo sembra più un verdino militare, ma quello che ricevete a casa è più verde, ecco, non appare così. E ovviamente bellissima, per carità, fa il suo effetto, e c'è anche disponibile una colorazione total black, quindi tutta nera, o anche marrone, sempre così mimetico, ma con un camouflage sul marroncino. Allora, vi dico subito che resiste fino a meno 10 gradi. Infatti io sono stato davvero colpito dal fatto che una volta indossato al di sotto, ad esempio anche solo una maglietta, teneva davvero caldo in inverno, con temperature che rasentavano i 0 gradi. Andiamo a vederle insieme, dai. Allora, innanzitutto, come vedete, c'è la parte del cappuccio, la parte sul retro che vi permette anche di infilare. Adesso andiamo proprio a esaminare la parte dietro. Mi permette di infilare qualsiasi cosa voi vogliate, quindi pensate che comunque queste giacche sono anche ideate per chi va a caccia, quindi potete infilare sul retro comodamente utensili per la caccia, ma anche per la pesca e non solo. Questa è la parte dietro. Abbiamo il cappuccio, come vi dicevo, che presenta questa imbottitura morbidissima e caldissima, morbida all'interno, è impermeabile tra l'altro all'acqua, quindi a brevi acquazzoni va bene, e c'ha appunto le tasche che sono ideali anche per riposarsi le mani. Abbiamo quindi due riposamani, una tasca interna e una cerniera, ma adesso andiamo a vederle insieme. Tra l'altro è veramente resistente ai rovi, quindi è pensata apposta, io l'ho utilizzata nel bosco. Il cappuccio ha queste due laccetti per restringerlo. Andiamo a vedere qua le tasche davanti, sempre una tasca bella capiente, imbottita anche questa, con la chiusura col velcro, e abbiamo un'altra tasca anche di qua. Abbiamo poi la parte in alto che vi mostra, la faccio vedere un po' da lontano, mostra appunto il logo Solagnac, e questo è per quanto riguarda la parte davanti. Possibilità di chiuderla con la cerniera e anche con il velcro. Andiamo ad aprirla, c'è anche il bottone finale, tra l'altro, bottone, quindi bottone velcro e cerniera, e anche qui in alto. Andiamo ad aprirla, è veramente bella morbida e tiene caldissimo, ma davvero un caldo che, se resiste a meno 10 gradi, ci sarà veramente una ragione a riguardo. Andiamo a vedere magari un attimo l'etichetta. Qua indica dove viene prodotta. Volevo vedere un attimo magari insieme a voi se indicava, eccolo qua, la percentuale del tessuto.
stiamo parlando comunque di un poliestere e nonostante questo tiene veramente tanto caldo. Eccolo qua, poliestere, tessuto principale, imbottitura principale 100% poliestere. Il cappuccio, come vedete, anche questo è imbottito, e all'interno abbiamo anche poi una taschina, eccola qua, una tasca che è comoda per riporre all'interno anche qui accendino o quello che volete, e si chiude con la cerniera. Ottima giacca, io ve la consiglio vivamente, andate a darci un'occhiata sul link che vi lascio qua della Decathlon, e se siete interessati o avete qualche domanda scrivetemi qui sotto, mettetemi un like se vi va e iscrivetevi al canale. Alla prossima review.